Buonasera, ecco il nostro TG di fine corso. In un sondaggio rivolto alle classi terze della scuola abbiamo indagato sulle intenzioni future degli studenti. Il 18,3% ha scelto l'indirizzo AFM, Amministrazione, Finanza e Marketing, il 15% il Liceo delle Scienze Applicate e il 13,3% l'Istituto Tecnico Informatico. I progetti di laboratorio di arte e tecnologia ideati dal prof di arte Pulitano e di tecnologia Infantino sono stati svolti prima della fine del 2021. Per arte abbiamo creato un robottino gestito con il coding e la relativa programmazione utilizzando solo i Lego Spike. Per tecnologia abbiamo creato 10 prototipi a energia solare e batterie. In merito alla gestione della DAD nel periodo di pandemia, per avere i punti di vista differenti tra le parti, abbiamo intervistato la professoressa Silvia Lucchetti e il nostro collega Enrico Venturelli. Prof, le vorremmo chiedere, lei come ha affrontato il primo lockdown e il fatto della DAD all'inizio? È stato, come dire, un fulmine sul sereno, dal momento che è stato un momento di smarrimento sotto tutti i punti di vista. La scuola si è sempre fatta in presenza ed è stata una situazione di emergenza, di difficile gestione. Mi sono trovata in grande difficoltà perché chiaramente non avevo gli strumenti adatti per affrontare la DAD. Io sono laureata in lettere antiche e ho sempre avuto un bruttissimo rapporto con il computer, con l'informatica e addirittura non sapevo sostanzialmente neanche fare un PowerPoint. Che voi direte, ma come prof, è impossibile? È vero, io ero proprio a livello zero, rapporto bruttissimo con i PC, ma ho fatto i corsi di informatica e quindi ero molto 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 preoccupata. Poi anche grazie all'aiuto del team di colleghi con i quali lavoravo abbiamo trovato degli strumenti e mi hanno spiegato come utilizzarli per cercare di ovviare a questa situazione d'emergenza e cercare di portare avanti le lezioni nel modo migliore possibile. Pertanto abbiamo attivato delle piattaforme online, Edmodo usavamo, poi pian piano dopo che la prima settimana, che è l'ultima di febbraio se non sbaglio, la DAD si è allungata per altre 3 settimane e poi via abbiamo attivato Meet, ho imparato ad utilizzare Meet e ho fatto di necessità virtù, cercando di fare del mio meglio in una situazione che ci ha veramente spiazzato. Però alla fine dai, in qualche modo ce l'abbiamo fatta per fortuna. E le volevamo chiedere anche come si è organizzata per i materiali da postare per gli studenti e allora, come avevo appena, anzi ho appena anticipato, io lavoravo a Maranello in un'altra scuola media e avevamo una piattaforma simile a Classroom che si chiama Edmodo, che alcuni colleghi già utilizzavano per postare materiale digitale. Io chiaramente, non essendo amante della tecnologia, ovviavo alla situazione e i colleghi mi hanno insegnato ad usare Edmodo, quindi inizialmente postavamo del materiale digitale non su Edmodo, quindi postavamo, non so, PowerPoint, postavamo video, registrazioni audio e video, Google moduli e tutta cosa che per me prima era veramente un tabù veniva postato tutto su Edmodo e anche la consegna dei compiti era tramite Edmodo, quindi molto simile a Classroom come materiale digitale. E poco dopo invece la scuola ha attivato la piattaforma Google Meet e abbiamo iniziato a fare delle lezioni tramite Meet sostanzialmente. Non vi dico l'imbarazzo iniziale perché insomma vedersi proiettati al video all'inizio sembrava una cosa veramente strana, non so, magari anche per voi ragazzi. Per me lui era particolarmente, ero molto imbarazzata, però come per tutte le cose, come su tutte le cose, ci si fa l'abitudine e poi diventa consuetudine, no? Anche questo tabù, anche questo muro è stato buttato giù insomma con difficoltà, ma alla fine anche con soddisfazione, perché si sa quando ci sono degli ostacoli da superare, nel momento in cui si riesce si prova molta soddisfazione. Come ti sei organizzato in questa situazione della DAD? Allora, in questa situazione della DAD mi sono organizzato molto bene perché avevo una scrivania e un computer.
Fortunatamente il mio computer è abbastanza potente ed è riuscito a reggere tutti i file che dovevo caricare per i compiti e per tutto. Poi mi sono impegnato anche a trovare, possiamo dire, la posizione esatta del computer per non dar fastidio né a me e né agli altri. Ti sei trovato bene? Io mi sono trovato molto bene perché avevo un vantaggio che forse gli altri non avevano, di essere a casa da solo, perché così non c'era nessuno che mi poteva passare davanti, potevo muovermi come volevo nelle lezioni e senza interromperle perché qualcuno passasse davanti. Una mia tipica giornata in data era che io mi alzavo alle 6:30, 7:00 mi preparavo tutta la roba alla scrivania, al computer, i libri che dovevo usare e sì. Poi dopo le 4 ore di lezione andavo giù a prepararmi il pranzo, ovviamente perché avevo fame, e poi dopo andavo un po' a giocare alla play per rilassarmi e per riprendermi dalla lezione. E poi successivamente alle 4:30 iniziavo a fare i compiti per i giorni seguenti. Secondo me la cosa è che quando ho sentito la parola DAD sono molto spaventato, perché non capivo che cosa volesse dire, però grazie all'aiuto della nostra scuola e delle professoresse abbiamo capito e abbiamo iniziato a immergerci nel mondo della DAD. E ultima cosa, secondo me il Covid sì, è una brutta cosa, è un virus che uccide la gente, però secondo me ci ha aiutato ad apprezzare gli altri, a essere uniti e a combattere un'unica causa. Quindi secondo me è stata in parte una buona cosa, in parte una brutta cosa. Collaborazione pensare al pensiero di un nostro coetaneo. Quali sono i social più utilizzati dai nostri compagni? Dei 167 studenti che hanno risposto alla nostra domanda, il 37% usa WhatsApp, il 20% Instagram e il 17% TikTok. I ragazzi stanno sui social da 1 a 3 ore al giorno, principalmente per passatempo. All'inizio di dicembre i studenti delle classi terze, terza F, terza D e terza E hanno partecipato al progetto Au Restaurant con la professoressa Sara Valentini, in cui bisognava creare un dialogo in francese e dividersi le parti, recitarlo in classe, ma anche fare un video a casa in cui si recitava il dialogo. Di cosa parlava il progetto? Allora, il progetto si basava sul realizzare un dialogo in francese e dividersi le parti e recitarlo in classe, oppure fare un video in cui si recitava il dialogo. E l'hanno svolto la terza E, la terza F e la terza D, e suddivisi in 3 o 4 gruppi. Avete diviso il lavoro all'interno del vostro gruppo? All'interno del nostro gruppo il lavoro è stato diviso equamente. Difatti trovavamo 2 sceneggiatori, 2 registi e una costumista. Ti è piaciuto questo progetto come idea? Sì, mi è piaciuto molto perché attraverso il quale abbiamo migliorato la lingua e la pronuncia francese. Quanto tempo ci avete messo per fare il video? Ci siamo trovati dopo scuola a casa di un mio compagno di gruppo e circa ci abbiamo messo tutto il pomeriggio tra risate, correzioni e pronuncia. Ed ora passiamo allo sport. All'interno del progetto di Giornalino abbiamo avuto la fortuna di poter ospitare ed intervistare la pallavolista Giada Cibitico, che gioca nella squadra sassolese Green Warriors in Serie A2. Ecco le sue parole. Da quanto giochi al Sassuolo? Allora, questo è il secondo anno che sono qua a Sassuolo. L'anno scorso mi ha chiamato il presidente Borruto per fare questo campionato di A2 con un progetto giovane. Era una Serie A dove tante ragazze comunque erano ragazze comunque giovani, con qualcuna con qualche esperienza in più. Quest'anno è stato mantenuto il progetto e mi è piaciuto, mi sono trovata benissimo. La società è una società molto, diciamo, che si vede che ha comunque esperienza alle spalle legate a anni passati e niente, quindi quest'anno sono rimasta e stiamo ancora provando a vincere il campionato, stiamo finendo la stagione con i vari recuperi, il campionato normale, poi ci saranno i playoff a cui speriamo di qualificarci e vincere. Quando vinci, hai qualche aneddoto? Ma allora, sinceramente ogni vittoria la dedico ai miei genitori, sicuramente, perché sono quelli che
mi hanno aiutato a realizzare questo sogno, perché non è scontato per tutti i sacrifici che richiede, soprattutto quando si è un po' più piccoli, quando non si è ancora indipendenti, sia per quanto riguarda i trasporti, sia per quanto riguarda le difficoltà nella gestione con la scuola o con altri impegni. Quindi sicuramente ogni vittoria poi la dedico a loro, e ci sono anche sempre, praticamente da quando gioco anche fuori casa, ogni domenica sono a vedermi, a meno che non sia proprio lontanissima da casa, e quindi vado da loro subito dopo aver finito la partita. Come concili lo sport e lo studio? Allora, organizzazione. Ad oggi io studio anche, faccio l'università, faccio psicologia, la faccio online perché purtroppo non, allenandomi mattina e pomeriggio non ho la possibilità di frequentare. Però da sempre è stata una questione di organizzazione. Hai momenti e modi diversi di studiare, non puoi perdere tempo, quando sei sui libri sei sui libri, perché il tempo per studiare è ridotto, però è sempre stata una questione di organizzazione, di suddivisione del tempo, che magari è diversa da quelli dai tuoi coetanei che fanno una vita diversa dalla tua. Grazie per l'attenzione, ci rivediamo il prossimo anno.